Santo Papa Francisco, le escribo esta carta para informarle, con toda honestidad, acerca de mis cuentas en el IOR. Santo Padre, nunca lavé dinero ni robé. Siempre viví con dignidad de mi ministerio y traté de ayudar a quien necesitaba ayuda, ya que la providencia ha sido muy generosa conmigo. Respecto a mis transacciones en el IOR, siempre se han llevado a cabo siguiendo los consejos de los directores del banco y nunca me aproveché de factores especiales y personales. Siempre seguí la ley canónica del IOR. En julio, durante la visita del Papa a Brasil, se envía una carta a su secretaría. Sin embargo, esta no es una carta normal. Se ha enviado unas horas antes desde la prisión de Regina Coeli, en Roma, y está dirigida al Santo Padre. Aparentemente es solo una misiva simple, en un sobre blanco. No obstante, su remitente alarma a los oficiales de la Secretaría y de inmediato se realiza una llamada telefónica. El 25 de julio, la delegación papal en Sao Paulo se despierta al amanecer. Surgió un problema en la Santa Sede. La carta no es solo una simple misiva, no ha sido enviada por ninguno de los muchos prisioneros que escriben todos los días al Papa para pedirle consuelo. El remitente es Monseñor Nuncio Scarano, sumo sacerdote que dirige la sección especial de contabilidad en la APSA, la autoridad que gestiona todo el patrimonio de la Santa Sede. Es una figura muy influyente, no se trata de un sacerdote normal. Scarano es muy conocido también en el IOR, el Instituto para las Obras de Religión, conocido comúnmente como el Banco del Vaticano. En el momento en el que escribió la carta al Papa, Monseñor Scarano llevaba en la cárcel un mes por los delitos de soborno, calumnia y lavado de dinero. Según los inspectores de la Policía Financiera Italiana, Monseñor Nuncio Scarano intentó introducir una bolsa que contenía 26 millones de euros a Italia desde Suiza y conforme a los fiscales, ese dinero se habría utilizado para hacerle un favor a una familia de armadores napolitanos. Monseñor Scarano contó con dos cómplices en esta operación, un agente financiero que operaba principalmente en el extranjero y un oficial no comisionado de los carabineros italianos que trabajaba para los servicios de inteligencia y seguridad, es decir, un 007. La operación involucró un avión privado y guardias armados, aunque se canceló repentinamente y se desató el enésimo escándalo financiero en la Santa Sede. Monseñor Nuncio Scarano es el primer sumo sacerdote en la historia que fue encarcelado por delitos financieros. Eso nunca había ocurrido antes. Vedere un monsignore accompagnato dalla polizia, dalla guardia di finanza, evidentemente è un dolore, ma l'elemento di dolore non è dato dalla persona, è dato da come è vestito, da chi dovrebbe rappresentare, quello è l'elemento di dolore. Però è anche un'indicazione che un altro piccolo equilibrio si è rotto. Purtroppo anche nella Chiesa, poiché la Chiesa è fatta anche di uomini, nessuna meraviglia che anche nella Chiesa ci possono essere dei comportamenti per nulla legali, per nulla evangelici. Va guardato con grande misericordia, perché è un uomo prima di tutto. E anche quando l'uomo sbaglia va sempre guardato con misericordia e gli va dato un'altra chance. Mm.
sono pozzi senza fondo questi qua. Cioè sono, queste qui sono storie senza fondo. La storia di Monsignor Scarano che è sui giornali di oggi, siamo ancora su un livello superficiale. La Chiesa ha scelto come forma di Stato la forma più assoluta che c'è, quella della monarchia, come non es- assoluta, come non esistevano dai tempi del Re Sole, che poteva dire l'état c'est moi. Perché? Perché il potere esecutivo, il potere giudiziario, il potere legislativo sono tutti in capo ad una sola persona, il Papa, che è il sovrano, e quindi nessuna regola ha un vero valore nel momento in cui una sola persona può cambiarla. Non si può aspettare che quella persona sia brava piuttosto che cattiva. Il problema oggi è proprio questo. El Estado del Vaticano está rodeado de muros y cubre 44 hectáreas de terreno en el corazón de Roma. Tiene una población de 839 personas, cuyo ingreso per cápita es de aproximadamente 407.000 euros, alrededor de medio millón de dólares. Este es el ingreso per cápita más alto del mundo. El Estado del Vaticano posee un diario, una radio y un banco. Su estructura es muy compleja. La soberanía reside en la Santa Sede, que está bajo la autoridad del Papa. El Papa encabeza la Curia Romana, el gobierno de la Iglesia. Este último se divide en congregaciones que manejan las diferentes áreas de intervención. Un cardenal encabeza cada congregación. Pero para gobernar el mundo, el Papa confía en las conferencias episcopales, que son organizaciones independientes dirigidas por obispos y situadas en cada país. Se desconoce el balance económico detallado de la Santa Sede, sus ministerios, sus bancos y todos sus organismos. Il bilancio è segreto, ma non è solo il bilancio segreto dello IOR. Metà, se non di più, di enti dipendenti del Vaticano, i bilanci sono parziali o segreti. E i bilanci dovrebbero essere tutti certificati, cioè dovrebbe essere tutto in chiaro. Cioè, una teocrazia come quella del Vaticano, che credo che sia l'unico caso al mondo, dovrebbe essere molto più avanti di noi sotto questo sotto il profilo di trasparenza, non indietro. Oficialmente la Santa Sede no produce ningún bien y sus servicios son principalmente gratuitos. Sin embargo, su economía se basa en inversiones en bienes e inmuebles. La Santa Sede es extremadamente rica y no solo posee vastas cantidades de tierras e inmuebles en todo el mundo, sino también instituciones, ONGs, acciones, universidades y hospitales. Todas estas propiedades están exentas del impuesto. El imperio financiero que genera un volumen de facturación increíblemente alto es administrado por la APSA, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. El Estado de la Ciudad del Vaticano siempre ha emitido estados financieros incompletos, excepto en el año 2013, cuando las declaraciones fueron más detalladas y se componían de cuatro secciones: la Curia Romana, que es el gobierno, la Gobernación, que es la administración territorial, la Caridad, todo tipo de donaciones, y la sección pastoral, que registra las actividades pastorales de todas las iglesias. El Vaticano tiene un patrimonio. Los activos generales son tan inmensos que probablemente nunca sabremos la cantidad exacta de bienes, raíces y dinero que tienen en todo el mundo. Simplemente porque en algunos casos son administrados directamente por el Vaticano, en otros casos son administrados por las oficinas de todo el mundo, pero nadie ha logrado tener una visión general de este patrimonio porque es sumamente inmenso y el Vaticano nunca ha sido obligado a dar tal información. La política de privacidad del IOR protege las identidades de sus clientes y por lo tanto la Santa Sede debe respetar estas disposiciones de confidencialidad. De hecho, a pesar de las presiones de los medios de comunicación, todo tipo de información sobre el llamado Banco de Dios siempre ha estado protegida por la discreción, comenzando con su ubicación. El IOR está oculto dentro de una torre que data del siglo XV, con paredes de un espesor de 9 metros. Se puede entrar por una simple puerta, pero no tiene signos ni símbolos. Ninguna información se ha filtrado y nadie sabrá nunca
¿Quién va allí? L'OIOR è l'unica banca presente nello Stato Città del Vaticano. È una banca che è stata fondata agli inizi del secolo scorso. È una banca che, per una serie di accordi tra il Vaticano e l'Italia, ha sempre goduto di un regime, come dire, che sfuggiva a qualsiasi tipo di controllo da parte sia delle autorità giudiziarie straniere, ma anche di quelle fiscali e monetarie internazionali. L'OIOR è la punta di diamante, diciamo il terminale, la punta dell'iceberg di un sistema che è basato proprio sull'assenza di trasparenza. E attraverso l'OIOR, proprio per questo, essendo la finanza ormai che muove il mondo da parecchio tempo, sono passate le vicende più opache che hanno coinvolto il Vaticano. I primi problemi si sono avuti negli anni 70, 70-80, quando l'OIOR è diventato di fatto una lavanderia di soldi di Cosa Nostra. Questo è avvenuto perché ci fu una sorta di accordo scellerato tra l'allora presidente, l'americano Paul Casimir Marcinkus, e personaggi discussi, chiacchierati, come Michele Sindona, che era un banchiere che aveva già avuto problemi negli Stati Uniti perché era accusato di essere un tecnico nelle attività di riciclaggio di famiglie importanti della mafia italo-americana. Roberto Calvi, che era un banchiere italiano che poi fece un crack con la sua banca che si chiamava Banco Ambrosiano, e questo crack determinò poi il suicidio dello stesso Calvi, o meglio, scusate, l'omicidio dello stesso Calvi, omicidio mascherato da suicidio, che venne trovato poi nel 1982 sotto il ponte dei Frati Neri a Londra. Paul Casimir Marcinkus è nombrato presidente dell'OIOR en 1971. Bajo su liderazgo, el Banco del Vaticano comienza un largo periodo de inversiones, especulación financiera, relaciones con la masonería y el crimen organizado, y fondos mantenidos en paraísos fiscales en todo el mundo. Marcinkus afirma que no se puede gobernar con oraciones, y una de sus primeras operaciones es confiar en Michele Sindona, un banquero criminal que explota el OIOR para mover grandes activos hacia bancos extranjeros, lo que le permite al Vaticano ganar enormes cantidades de dinero. Todo el imperio bancario que Sindona había construido lo logró hacer con el dinero que el Vaticano le dio entre 1969 y 1970, porque fue llamado a rescatar algunas empresas que estaban en posesión del Vaticano, que luego las vendió al señor Sindona, y con el capital que obtuvo de esa transacción consiguió construir su imperio bancario. A través de Sindona, Marcinkus comienza a hacer negocios con Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, el primer banco católico en Italia. Gracias a sus relaciones con la mafia, la inteligencia y la logia secreta de la masonería, construyen una especie de grupo ilegal que opera a través de bancos y filiales extranjeras, moviendo capitales, manipulando fondos ilegales, a veces provenientes de operaciones ilícitas, y también exportando divisas, evitando las reglas bancarias, hasta que finalmente el Banco Ambrosiano quiebra. Roberto Calvi svuota le casse di questa banca, andando a aprire tutta una serie di una filiera estera tra il Banco Andino e la Banca di Nassau. Teniamo conto che, per esempio, uno come Roberto Calvi aveva dei contatti molto importanti in Sud America con soci d'affari del cartello di Medellin. Il sistema fognario mondiale basta per coloro che poi alzi tombino e ti ritrovi nelle lussuose ville degli insospettabili.
when the bank collapsed, it had more than Cuando el banco colapsó, tenía más de $1,000 millones en deudas y el IOR siempre se niega a ser responsabilizado de los crímenes que cometió junto con el señor Calvi. Exactamente, il problema centrale, torniamo a dire, è il fatto che il Vaticano sia uno Stato, perché uno Stato con queste regole garantisce che dice no alle rogatorie internazionali che l'Italia chiede per avere informazioni, ad esempio di chi ha i conti e di quali movimenti sono stati fatti sullo IOR. E allora in questi casi è evidente che lo IOR diventa il luogo ideale per tutti coloro che vogliono fare affari poco puliti o poco conosciuti, perché garantisce, ha garantito fino adesso, il massimo della segretezza. Después de la quiebra del Banco Ambrosiano, su presidente, Roberto Calvi, es encontrado muerto bajo circunstancias misteriosas. 4 años después, el banquero Michele Sindona muere en prisión. Al parecer se suicidó tomando café envenenado. El obispo estadounidense Paul Casimir Marcinkus salió incólume del escándalo. Quindi noi abbiamo un periodo in cui lo IOR finisce fondamentalmente come lavanderia dei soldi di Cosa Nostra. Dopodiché c'è un periodo meno conosciuto, che è il periodo in cui Carlo Wojtyla utilizza lo IOR come corridoio finanziario per alimentare la dissidenza in Polonia. L'adagio che si ripete è che Wojtyla avesse bisogno di somme di denaro per destrutturare praticamente il patto di Varsavia e iniziare la Polonia, e non guardava in faccia il tante causa in queste operazioni finanziarie. Quindi questo denaro, per aver bisogno di questo denaro, magari chiudeva un occhio, forse tutti e due. 1989 è un anno clave per il Vaticano. Il muro di Berlino cae y el obispo Marcinkus abandona el IOR. Lo reemplaza Angelo Calloia, un experto financiero. El lavado de dinero no se detiene. El Banco del Vaticano sigue actuando como un banco offshore, con la diferencia de que el dinero proveniente del crimen organizado se reemplaza con el dinero proveniente de sobornos. Estos son los años del llamado Gran Soborno de Enimont, que involucra a los partidos políticos y al grupo privado Monte Dison y Eni, el gigante petrolero italiano. El soborno, que asciende a 150 mil millones de liras italianas, o unos 77.5 millones de euros, es manejado directamente por Monseñor Donato De Bonis, el secretario del IOR. Esta es una historia italiana que ve una grande tangente pagada a estos partidos, tutta una serie di suicidi. Gran parte di questo denaro venne pulito, riciclato, cioè per passare dai Ferruzzi, da questo gruppo privato, ai politici italiani, bisognava trovare un vettore bancario. Questo vettore venne individuato nello IOR. Quindi lo IOR ha preso i soldi degli imprenditori e l'ha mandato su conti in tutto il mondo, intestati a politici o meglio a persone di loro riferimento, no? Questa è la maxi tangente Enimont. All the bribes that were given to politicians. Todos los sobornos que se dieron a los políticos y directores fluyeron a través del Banco del Vaticano. Así que los jueces de Milán en 1993 anotaron en el juicio de primer grado que más del 70% de los sobornos dados a los políticos había sido lavado a través del Banco del Vaticano. Tras los escándalos vinculados al lavado de dinero por parte de la mafia y luego a los sobornos de los políticos, el sistema del IOR se perfecciona, aunque su núcleo permanece sin cambios. El dinero se pasa a través de un sistema de cuentas a nombre de organizaciones benéficas inexistentes a través de sacerdotes, monjas
y sumos sacerdotes utilizados como candidatos. Mientras tanto, el banquero italiano Ettore Gotti Tedeschi se convierte en el líder del Banco del Vaticano. Gracias al apoyo del Papa Benedicto XVI, intenta limpiar la casa introduciendo un cuerpo de supervisión y el sombrío sistema del IOR se adapta una vez más. Santo Padre Francisco, he sido camillero en Lourdes durante 26 años. Conozco tanto el sufrimiento físico como el dolor que pueden sentir quienes cuidan de los enfermos, ya que me ofrecí como voluntario en los hospitales durante 8 años antes de comenzar a trabajar para el Vaticano. En cuanto a los documentos que tengo en mi poder, son una prueba de mi honestidad y de todas las batallas luchadas contra la infracción de mis superiores seculares, que estaban bien cubiertos, chantajeados y protegidos por algunos cardenales, que eran y siguen siendo esqueletos en los armarios, bien chantajeados y usados. Viene definito qui a Salerno Don 500 euro perché i salernitani lo ricordano tutti quanti così, con questa mazzetta di denaro, questi 500 euro, a volte banconote proprio da 500 euro, perché lui era un uomo, come dicono qui, di cuore, faceva tanti favori e riceveva tanti favori. Nessuno poteva dire di no, Monsignor Scarano. No es fácil investigar los activos financieros de Monseñor Nunzio Scarano en Salerno, su ciudad natal, porque hay muchas personas involucradas. Petronilla Carillo es una periodista del diario Il Mattino de Salerno. Ella ha estado siguiendo este último escándalo del Vaticano desde el principio. Dos oficinas de la Fiscalía están investigando este escándalo. La oficina de la Fiscalía en Roma por soborno y la de Salerno por lavado de dinero. El profilo romano que riguarda Nunzio Scarano, l'ipotesi di reato per cui lui è al momento in carcere, Regina Coeli dal 28 di giugno, è di corruzione. Lui è accusato di aver corrotto un agente dei servizi segreti, è accusato di aver utilizzato un broker napoletano per portare dalla Svizzera in Italia una piccola valigetta contenente 20 milioni di euro. Lui si è giustificato più volte, ha sempre detto che era un favore che gli avevano chiesto ad amico e che lui non poteva non fare perché aveva dei legami di amicizia con il nonno che era uno dei suoi più grandi benefattori. Cioè la parola amico, la parola benefattore è una cosa che esce fuori in tutte e due le indagini, sia in quella di Roma che in quella di Salerno. L'ipotesi di reato qui è di riciclaggio di denaro, denaro la cui provenienza si sta cercando di capire quale sia. Si dice che sia denaro proveniente dallo IOR e si dice anche che però potrebbero essere soldi che gli sono stati dati da imprenditori politici locali ma anche nazionali per cercare di evadere le tasse e quindi consentire di raggruppare un bel gruzzolo di denaro non dichiarato. È la prima volta che viene arrestata una persona che appartiene alla Curia e che quindi potrebbe avere l'immunità vaticana e che ci sono anche delle regole in Italia che garantiscono che ogni volta che si apre una procedura penale nei confronti di un religioso, lo Stato italiano debba preliminarmente avvertire il suo superiore, cioè il vescovo, il cardinale o in questo caso il Papa. Quindi il fatto è un fatto nuovo, sebbene le prove sembra fossero eclatanti nei suoi confronti. Però in passato, da Marcinkus a altri, questo non era accaduto. Io Nunzio Scarano lo conosco da giovane perché ci siamo incontrati diverse volte sui treni di Lourdes. Lui era un giovane barigliere, quando era studente anche di economia e commercio, l'ho incontrato sui treni di Lourdes. E Nunzio mi appariva un giovane abbastanza sereno
e serio nelle sue scelte, sereno e scelte nelle sue scelte. Per cui quello che poi è successo in questi ultimi tempi nell'APSA mi ha lasciato molto meravigliato e perplesso. Se il Nunzio che ho conosciuto io tanti anni fa, quando ero un giovane studente sui treni degli ammalati e dei treni bianchi, oppure un giovane che si è modificato o lo hanno modificato.